Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ieri c'è stata la grandine e adesso voglio farvi vedere un po' i danni e soprattutto per farvi vedere le operazioni che faccio per limitare i danni alle colture. Rieccoci, allora la grandinata di ieri è stata molto violenta, non ai livelli di quello che abbiamo visto in TV su altri posti, dove ha veramente raso al suolo tutto, però qui vi assicuro che è stata pesante. E questi sono i danni principali sulle piante a foglia larga, vedete, tutte bucate. Abbiamo buchi dappertutto, ma ci passa un dito dentro. Allora mi sono informato. Mi sono un po' consultato sia con gli amici di Instagram e di Facebook, che ringrazio molto, che con alcuni amici contadini, su cosa si deve fare in questi casi, quando ancora le piante abbiamo la fortuna che sono su. Allora, la prima cosa da fare è quella di togliere le foglie troppo rovinate, vedete questa? Dopo la grandine, la pianta comincia subito l'operazione di cicatrizzazione delle foglie. Qual è il problema? Il problema è che in questo momento la pianta è soggetta ad attacchi fungini, quindi è molto delicata e molto esposta. Allora bisogna fare un paio di cose, bisogna togliere le foglie, come vi dicevo, quelle più rovinate, come questa qua, anche se è molto bella, ma questa parte qui è rovinata e la tolgo. Tolgo i frutti, anche quelli che non sono completamente maturi, ma quelli che magari sono un po' ammaccati, quelli che stanno a metà vita, li tolgo, come questo qui, questo zucchino qui. Avrei potuto farlo crescere ancora un po', ma è tutto butterato, quindi lo tolgo prima che anche questo venga attaccato dai parassiti. Poi, stasera, a tempo permettendo, farò il primo trattamento con i propoli. Poi dopo vi parlo meglio. Ci sono anche altri metodi per disinfettare e per dare protezione alla pianta, metodi più naturali, però adesso sono in emergenza, non ho il tempo di ordinare, bisogna farlo subito questo lavoro. Le piante devono essere asciutte, dobbiamo essere in ore serali e dobbiamo cercare di intervenire in fretta. Guardate questa foglia qui, com'è. Adesso mi metto al lavoro e faccio vedere i vari step. Ok, parto proprio da questa pianta qui, che è tra le più grandi, ma è anche la più esposta. Taglio il ramo fino al tronco. Stacco i frutti. Questo è abbastanza riparato, però nonostante questo qualche botta l'ha avuto, ma lo tolgo per dare energia alla pianta. Avrei potuto lasciarlo ancora un paio di giorni. Ovviamente tolgo i frutti che non sono arrivati a maturazione, anche le zucchine piccole. Ok, ho dato un po' di respiro, andiamo avanti con le altre. L'altra operazione da fare dopo è quella di dargli un po' di concime veloce NPK. Allora, qui mi hanno consigliato bene gli amici, nel senso che se la pianta avesse perso parecchie foglie e quindi se avesse bisogno di rimpiazzarle velocemente, bisognerebbe dare del concime a base di azoto, così gli diamo un po' di forza per rifare l'apparato fogliare. In questo caso non è il mio. Quale foglie ci sono e come, sono solo bucate. Quindi darò un concime a base di ftalatico pellettato liquido, lo preparerò nei prossimi giorni, quanto prima, appena smette di piovere, perché danno pioggia ancora un paio di giorni. Quindi lo do direttamente alla base della pianta e con quello dovremmo dargli un po' di energia. Questa non è messa male, qua togliamo la zucchina, vedete com'è butterata. Dopo andiamo nel reparto melanzane, che quelle stanno messe peggio perché sono piccole. Erano in fase di crescita, quindi hanno sofferto un po'. Comunque, vi dico la verità, sono contento dei danni, che sono stati molto, molto lievi, perché da come veniva giù ieri ho pensato di non trovare più niente. I pomodori non hanno sofferto, le insalate neanche. Ovviamente qualche pomodoro di quelli verdi che ancora sono sulla pianta sono stati butterati. Adesso devo vedere. Se sono stati bucati li tolgo, così evito che si ammalino. Andiamo sulle melanzane. Siamo sulle melanzane, come vi dicevo, qui il danno è un po' più visibile, secondo me è anche più ingente. Guardate queste foglie. Guardate il ramo spezzato. Faccio una pulizia di fondo. Non posso togliere molto qui perché avevo già potato la settimana scorsa, quindi
un po' di verde l'avevo tolto, qualche foglia, qualche rametto, qualche getto ascellare, col senno di poi avrei dovuto lasciarle, ma non si può prevedere il futuro. Quindi adesso tolgo veramente poca roba, giusto le cose più danneggiate e le lascio su. Peccato perché stavano venendo su veramente bene. Poi sono l'impressione, vi scrivo, che adesso non ricordo, gli altri metodi che mi hanno consigliato gli amici dei social che frequento e che mi seguono, sempre a base naturale. Io non li ho provati ovviamente, però ve li lascio in sovrimpressione, così se volete potete approfondire voi, sperando che non ce ne sia bisogno. Guarda che danni, guarda qua. Inutile tenere queste cose qua. Che vogliamo fare, ragazzi? Qua ci vorrebbero le reti, ma onestamente sarebbe il caso di cominciare a interessarsi, ma non penso sia una spesa fattibile quest'anno. Poi per come ho fatto io l'orto dovrei raccogliere tutto in una zona. Però andiamo avanti a una situazione climatica che è sempre peggio. Abbiamo visto l'Italia martoriata da queste tempeste d'acqua, di grandine, e quindi bisogna cominciare a correre ai ripari. E le reti sono un buon sistema, però è una spesa. Guarda che foglia. E ad anche queste farò il trattamento con i propoli, come vi dicevo, ma anche con il concime, quello liquido. Ieri, dico la verità, ero un po' scoraggiato, come si fa a non esserlo, perché qui ci sono giorni e giorni di lavoro, di sacrifici, anche di spesa, però poi bisogna cercare di reagire velocemente, perché sennò non rimane nulla. Siamo solo a giugno, ancora l'orto è in fase di partenza in questo momento, quindi se molliamo adesso è finita. Quindi dai, queste sono le cose da fare. Allora, togliere le foglie messe peggio, togliere i frutti, così diamo forza alla pianta di riprendersi. Trattamento veloce con i propoli o con altri prodotti a base naturale, che però io non ho provato, ve lo ripeto. E concime, se l'apparato fogliare è buono, così un concime bilanciato come può essere lo stallatico pellettato liquido. Siamo messi male con le foglie, forse come in questo caso qui, e le melanzane, magari qualcosa a base di azoto come la pollina, forse farebbe meglio. Adesso vedo un attimino. Preparato i propoli, che oltre ad andare bene sui fiori fa bene anche all'impollinazione, perché attira le api. Adesso siamo in orario serale, il sole non c'è più e questo aiuta anche a cicatrizzare. Ho scelto questo rispetto alla poltiglia bordolese solo perché ho i fiori, se no avrei usato quell'altra. Ed è, questo è classificato come corroborante per le piante. Sui peperoni vado un po' più veloce perché non sono messi così male. Finisco dopo, mi premeva fare le melanzane. Anche qui la diluizione è di 10 grammi litro. Ovviamente il trattamento con i propoli l'ho dato anche sui pomodori, perché anche se hanno una conformazione diversa e meno soggetta ai chicchi della grandine rispetto alle piante a foglia larga, però mi avvicino, la botta l'hanno presa anche loro. I rami sono tutti butterati, quindi è esposta a ferite superficiali. Ecco, quella dei propoli è una cura idonea e adatta proprio per questi casi. In più non crea problemi sopra i fiori aperti. Ecco, questo era importante perché sono tutte in fiori in questo istante. Dai, è tutto, spero che voi non abbiate mai questo problema. Se lo avrete, spero che questo video vi possa essere d'aiuto in qualche modo. E vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo giovedì prossimo.